L'Aquila c'entra il pokerissimo e torna vice capolista del girone B di Lega Pro alle spalle dell'Ascoli. Al Fattori rossoblu battono la Pistoiese di Lucarelli per 2-0, allungando a 5 la serie di vittorie consecutive per giunta senza mai prendere gol. Una partita da due volti con l'Aquila subito padrona del match in vantaggio con il solito San Domenico ed una Pistoiese volitiva alla distanza e pericolosissima in un paio di circostanze con Tripoli e Koulibaly. Tutto questo prima della rete della sicurezza, pescata da Ceccarelli subentrato nella ripresa a perna. Formazione di base per Zavettieri, il solito 3-4-3 con Zandrini tra i pali, quindi linea difensiva con Pomante, Maccarrone centrale e Andrea Zaffagnini confermato interno di sinistra. A centrocampo Francesco Corapi in cabina di regia con Del Pinto a spezzare le trame avversarie. Sulle fasce Pedrelli dirottato per una volta a destra perché la grande novità è Carcalis a sinistra con Scrugli in panchina. Nel tridente offensivo confermati Super Mario Pacilli e il capocannoniere dell'Aquila Sasà San Domenico, la grande novità è il ritorno da titolare al centro dell'attacco di Raffaele Perna. Andiamo in cronaca, passano soli 3 minuti di gioco e l'Aquila è già avanti. Corapi alza la testa, prende il joystick e pennella questa traiettoria per San Domenico. Dribbling a rientrare del folletto napoletano e destro secco alle spalle del portiere. 1-0 l'Aquila e sesto centro in campionato per San Domenico, sempre più capocannoniere della truppa rossoblù. Nel replay ancora l'aggancio sontuoso e la giocata d'alta scuola di Sasà San Domenico che, scatenato a cavallo del quarto d'ora, serve una ghiotta palla gol a Pacilli che spara alle stelle di destro. Al 29esimo la chance del pareggio arriva in casa toscana sui piedi di Tripoli che non trova di poco la porta. Due giri di lancette più tardi, contropiede colossale per l'Aquila. Perna ha due opzioni, sceglie quella peggiore servendo Del Pinto a sinistra che viene chiuso dalle maglie toscane. Ripresa al minuto 54, proteste vibranti della Pistoiese per il gol annullato a Koulibaly per fallo aereo su Zaffagnini. Scampato il pericolo, l'uomo in più degli aquilani è però sempre San Domenico, che manda a spasso due volte Celiento, quindi scarica la botta mancina su cui però c'è la grande risposta del portiere della Pistoiese. A 10 minuti dalla fine, segnatevi la sostituzione, in campo esce Perna per far posto a Tommaso Ceccarelli. Bastano 4 minuti all'ex Lazio per spaccare in due la partita e metterla in gelo. Danza sopraffina tra tre difensori della Pistoiese, quindi spazio per il mancino, raso terra, chirurgico che si inzacca all'angolino. Gol e partita in cassaforte per Ceccarelli, si tratta della seconda marcatura in campionato. Ancora la riproposizione del gol di Ceccarelli, sinistro secco e preciso per il 2-0 finale. Dopo 5 minuti di sofferenza nel recupero extra large, l'Aquila porta a casa 3 punti di platino. Quinta vittoria di fila per i rossoblù, che ora a Forlì andranno a caccia della sesta vittoria consecutiva. Se l'appetito viene mangiando, c'è da ben sperare. Abbiamo sofferto un attimino all'inizio del secondo tempo dopo un ottimo primo tempo, però ci sta, ci sono gli avversari, la Pistoiese giocatori di qualità. E quello che mi è piaciuto è che comunque la squadra ha mantenuto sempre l'equilibrio giusto, ha saputo gestire questo momento di sofferenza e poi alla fine siamo usciti molto bene. Un gruppo che si sta cementando sempre di più, lei ha pescato dalla panchina Ceccarelli il gol del 2-0 e poi un'ottima prestazione anche negli ultimi minuti a congelare il risultato. Sì, era quello che volevo, probabilmente meritava più minuti nelle gambe il ragazzo perché sta facendo bene, sta crescendo, però è normale che devo pensare alla squadra. E Perna fa un grandissimo lavoro per i compagni e quindi sono contento sia della prestazione di Raffaele e sono contentissimo per il fatto che Ceccarelli è entrato con la giusta motivazione, con la giusta cattiveria, è stato determinante ed è praticamente è quello che dico io ai ragazzi, che sono più importanti i giocatori che entrano a partite in corso rispetto a quelli che giocano dall'inizio.